Ciao a tutte carissime, state realizzando anche voi i lavoretti per Pasqua? Io ho realizzato questi due tipi di campanelle, una con il pulcino e una con il coniglietto, anche se a dir la verità questo sembra più un topo che un coniglio, e poi ho modificato le orecchie in modo tale che somigliasse più a un coniglio. Allora, il video sarà suddiviso in tre parti. In una vedremo come realizzare la testa, che sia che sia un pulcino che un coniglietto, il procedimento è lo stesso. Poi negli altri due invece vedremo come realizzare questi due tipi di campanelle, questa traforata e questa che invece rimane un pochino più coprente. Questa traforata vi consiglio poi di inamidarla in modo tale che possa rimanere in piedi da sola. Altrimenti potete appenderle grazie al gancetto che inseriremo durante la lavorazione. Spero che il tutorial vi piaccia, per qualsiasi domanda o chiarimento lasciatemi un commento e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao ciao! Eccoci, adesso vedremo la seconda versione della campanella, quella con il pulcino. Abbiamo 12 punti bassi di base e ora realizziamo 2 punti alti in ogni punto basso del giro sottostante per un totale di 24 maglie alte. Chiudiamo con una maglia bassissima e ripetiamo 24 maglie alte. Chiudiamo con una maglia bassissima e ricominciamo il giro con una catenella che fungerà da maglia bassa. Altre 3 catenelle. Saltiamo un punto sottostante e realizziamo 3 maglie alte nello stesso punto. Tre catenelle, saltiamo un punto e realizziamo una maglia bassa. 3 catenelle, saltiamo un punto e realizziamo 3 maglie alte nello stesso punto. Catenelle, saltiamo un punto e realizziamo una maglia bassa. Questo procedimento fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima e ci spostiamo con delle maglie bassissime nella terza catenella del giro precedente. Realizziamo una catenella che fungerà da maglia bassa e altre 5 catenelle. Puntiamo l'uncinetto nella prima catenella delle 3 che abbiamo fatto nel giro precedente, se sei riuscita a vedere questa. E realizziamo una maglia bassa. Cinque catenelle. Puntiamo l'uncinetto nell'ultima catenella, qui prima delle maglie alte. E realizziamo una maglia bassa. 5 catenelle, e una maglia bassa nella prima catenella dopo le 3 maglie alte. Come vedete stiamo creando degli archetti. Di nuovo 5 catenelle, 'Puntiamo l'uncinetto nella catenella prima delle 3 maglie alte e realizziamo una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle,
puntiamo l'uncinetto nella catenella dopo le tre maglie alte e realizziamo una maglia bassa. Questo procedimento fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima e ci spostiamo al centro dell'archetto. Realizziamo una catenella che fungerà da maglia bassa, più altre 3 catenelle. Ci spostiamo nell'archetto successivo e realizziamo 3 maglie alte. Catenelle, ci spostiamo nell'archetto successivo e realizziamo una maglia bassa, 3 catenelle e 3 maglie alte nell'archetto successivo. Questo procedimento fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima e ripetiamo il giro con gli archetti. Alterniamo questi due giri, uno con archetti e uno con maglie alte, fino al raggiungimento dell'altezza desiderata. Agganciamo la campanella. Rivoltiamo un pochino la campana. Con le pinze stondate prendiamo il chiodino. Giriamo un pochino, agganciamo la campana, e chiudiamo. Ecco la campanella finita, questa è alta circa 7 cm e mezzo, solo la parte della campanella, pronta per essere decorata a piacere. Io ho disegnato gli occhietti con un po' di filo da ricamo e ho ritagliato un pezzettino di pannolenci per il becco. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, baci e al prossimo, ciao ciao!